Ancora un piccolo passo di Rinaldo Capello verso la vetta della classifica del campionato italiano di Formula 3. L'astigiano, alla conclusione della settima delle 12 prove in calendario, è salito in terza posizione, a un solo punto dal secondo, grazie ad un piazzamento inferiore ad aspettative e possibilità, ma tale da confermare la sua costanza di prestazioni e onorare il nuovo accordo di sponsorizzazione con l'associazione produttore Moscato d'Asti. Ieri si è corso nel cuore della Sicilia, sull'autodromo di Pergusa, circuito velocissimo che, del lago omonimo, segna il perimetro primitivo, anteriore cioè al recente drastico processo di prosciugamento. Il lago che il mito legò al dramma di Proserpina. La trasferta nazionale più lontana, per Capello, è stata assai più sofferta di quanto lasci intuire il risultato. Innanzitutto il caldo sahariano, oltre 40 gradi, lo ha debilitato privandolo anche del sonno, con ovvie conseguenze al volante. Poi qualche problemino di messa a punto della vettura non gli ha consentito di sfruttare il turno di prove più fresco, si fa per dire, relegandolo in quarta fila al via. Il tempestivo scatto all'illuminarsi del semaforo verde fa guadagnare a Rinaldo alcune posizioni, ma la conquista del sesto posto viene frustrata da un pasticcio combinato al secondo giro da due concorrenti, che consente a Morbidelli, Martini, Tedeschi, Naspetti e Famà di prendere il largo. I rilevamenti cronometrici farebbero comunque sperare nel ricongiungimento se una scordolata a due terzi di gara, nel corso della lotta con gli incalzanti Giovanardi e Visco, non rovinasse l'assetto della Dallara Alfa Romeo del Ravarotto Racing, facendo salire i tempi sul giro mediamente di 2 secondi e rendendo impossibile l'impresa. Al nostro non è restato che difendere la quarta posizione, recuperata grazie all'eliminazione reciproca di Naspetti e Tedeschi, ed incamerare i preziosissimi punti. La gara ha visto accesi duelli e scambi ripetuti di posizione nel corso del medesimo giro. Vittoria a pieno merito di un determinatissimo Morbidelli, assecondato da una vettura perfetta, secondo posto di Martini, che consolida la propria leadership in campionato, e ultimo gradino del podio, a sorpresa, per Famà. Il campionato italiano di Formula 3 si prende 4 settimane di riposo, ma in attesa dell'appuntamento balneare di Misano Adriatico, il 7 agosto, Capello, Martini, Naspetti e Tamburini, accogliendo l'invito dell'organizzazione di Bernie Ecclestone, il padrino della Formula 1, difenderanno i colori italiani nella ricca gara di Formula 3 ad inviti che precederà il Gran Premio di Germania di Formula 1 sabato 23 luglio.